Transmission è un viaggio al confine tra la musica e il cinema, che sono linguaggi di comunicazione che spontaneamente dialogano tra loro, l'origine del cinema che arriva dopo la musica. Già quando c'era il cinema muto c'era il pianista che accompagnava le proiezioni. Il cinema non è mai riuscito a fare senza la musica, e da un certo punto in poi, dall'era dei videoclip, la musica non è riuscita a fare a meno di suggestioni cinematografiche. Diciamo, e questo è il territorio. L'idea è banale, nel senso che personalmente mi occupo di musica da troppi anni, sono cinefilo in segreto. E mi stuzzicava l'idea di mettere insieme delle canzoni che mi piacciono, che mi incuriosiscono, che mi stuzzicano, che possono essere interessanti, usando come pretesto le circostanze, le occasioni in cui sono state usate al cinema. Nella mia carriera professionale ho fatto per tanto tempo la radio, mi mancava un po' la radio, quindi ho pensato, facciamo casino. Quindi facciamo la radio dal vivo, usando al posto dei dischi i pezzi, spezzoni di film con dentro delle canzoni. Questo è come è funzionato Transmission. La scelta era assolutamente arbitraria e casuale, nel senso che ci sono film che mi piacciono tantissimo con musiche per cui non vado matto, o viceversa, musiche che mi piacciono tantissimo messe dentro film improbabili. Scelgo le canzoni, scelgo i film e poi butto tutto nella betoniera e cerco di tirarne fuori un percorso narrativo in cui gli accostamenti abbiano un senso, ecco, diciamo così. Provo a raccontare una storia, non è detto che ci riesca. Nella mia testa era un progetto che doveva nascere e morire nell'arco di 3 puntate, perché non era affatto mia intenzione fare una serie di questa storia qua. Adesso sono stato sollecitato a farne almeno un'altra. Va bene, sì, no, a me io mi diverto tantissimo, come un bambino. Non ho piani. È come quando incontri una signorina che ti piace e cominci a frequentarla, è la cosa migliore che puoi fare, è non avere obiettivi precisi. Perché se hai obiettivi precisi ti schianti contro un muro.